The meanest fighter that ever lived. No one's more intimidating than Sonny Liston, not even myself. Non c'è nessun pugile che meglio rappresenta quell'epoca della box dominata dalla corruzione e dalla mafia. Si diceva che bastasse lo sguardo intimidatorio di Sonny Liston a far sanguinare i suoi avversari, prima ancora che iniziasse il match. Sonny Liston portò un'aria di minaccia ed intimidazione sui ring degli anni 50 e 60 e per questo venne soprannominato il treno della notte. Nessuno conosce la data di nascita di Liston, che venne alla luce 24esimo di 25 figli in una piantagione di cotone dove il padre lo faceva lavorare come un mulo e lo frustava ad ogni occasione. Ma fu il duro lavoro nei campi che forgiò il suo fisico e gli donò la forza portentosa che lo rese poi tanto micidiale sul ring. Lo stesso Sonny Liston disse: siamo cresciuti con pochi vestiti, senza scarpe e poco da mangiare. Mio padre mi faceva lavorare duro e mi frustava forte sulla schiena. Mi diceva: tu sei un mulo, lavora. A 13 anni, ancora analfabeta, Sonny trovò il coraggio di andarsene e partire per St. Louis. Per le strade della città, grazie al suo forte fisico e all'aspetto di un adulto, si guadagnò presto il rispetto tra la gente di strada e si dedicò al crimine. Da giovane Liston finì in galera numerose volte, per furto, aggressione e rapina a mano armata. Una volta nel 56 malmenò perfino un poliziotto e gli portò via pistola e cappello, lasciandolo a terra con una gamba spezzata. Aggredì anche un altro poliziotto e lo ficcò a testa in giù in un bidone dell'immondizia. Dopo una rapina ad una stazione di servizio, Sonny Liston finì nel braccio D del penitenziario di Jefferson City, occupato dai peggiori e più violenti criminali del Missouri. Ma quella stessa galera divenne la sua salvezza, poiché lì ebbe l'opportunità di imparare i primi rudimenti della box per la quale era naturalmente dotato. La notizia della sua potenza e del suo talento raggiunse presto la criminalità organizzata ed il gangster Frankie Carbo riuscì a fargli ottenere uno sconto di pena. Una volta in libertà, Liston lavorò per la mafia come picchiatore a servizio di strozzini e bookmaker, ma Frankie Carbo voleva per lui il titolo dei massimi per riportare quel cinturone sotto il controllo della criminalità organizzata. Così Liston venne messo sul ring contro i migliori pugili dell'epoca, così da guadagnarsi l'opportunità di una sfida per il titolo. E non era necessario combinare gli incontri, Sonny Liston era in grado di schiacciare ogni avversario che gli venisse messo davanti. Grande, grosso, potente e con un allungo di ben 213 cm, Liston doveva indossare guanti fatti su misura per le sue grandissime mani. Il suo è probabilmente il jab più pesante della storia della box, capace di penetrare facilmente ogni difesa. La sua innata aggressività e la totale mancanza di paura si traducevano in match violenti che spesso terminavano già al primo round. Fortissimo sia di destro che di sinistro, attaccava senza pietà e faceva molto male. Fu così che, senza nemmeno bisogno delle spinte dei suoi amici mafiosi, Liston si fece strada verso la sfida per il titolo che arrivò il 25 settembre del 62 quando incrociò i guantoni con l'allora campione in carica Floyd Patterson, allenato dal mitico Cass D'Amato che si oppose con tutte le sue forze a quell'incontro. Patterson era un esempio positivo di cittadino onesto ed atleta leale. Liston era invece un ex galeotto analfabeta che sguazzava nel crimine. Per questo la sfida assunse la classica connotazione del buono contro il cattivo. Lo stile raffinato e la leggendaria velocità dei colpi di Floyd Patterson risultarono inutili contro la montagna di cattiveria di Sonny Liston, che liquidò il suo avversario al primo round in 2 minuti e 6 secondi. Liston avanzava inesorabilmente, dentro ed attraverso la difesa di Patterson, che fece il grave errore di scambiare colpi ravvicinati con il grande orso. I colpi pesantissimi di Liston fiaccarono rapidamente il campione in carica, che, una volta alle corde, venne finito da un mostruoso gancio sinistro.
Anche da campione, Listo non fu mai amato dal pubblico per via del suo passato difficile e la polizia non smise mai di stare alle costole, arrestandolo ad ogni occasione e con qualunque pretesto. Una volta addirittura per aver guidato la sua auto troppo piano. Era il campione che nessuno voleva, simbolo della cattiveria e della criminalità. L'anno seguente Liston concesse la rivincita a Floyd Patterson, ma le cose non andarono diversamente, chiudendo di nuovo l'incontro alla prima ripresa, questa volta in 2 minuti e 10 secondi. Patterson di nuovo non mantenne la distanza, ma si difese solo abbassando la testa e, proprio come nel primo incontro, cadde vittima delle pesantissime mazzate di Sonny Liston. Ben presto Patterson si rese conto di non avere alcuna speranza di battere Liston e sembrò lieto che il match fosse stato fermato. Mentre Sonny Liston viene festeggiato dai suoi, fa irruzione sul ring un certo Cassius Clay, un giovane e arrogante pugile che sfida pubblicamente Liston e grida a squarciagola che lo metterà al tappeto all'8ª ripresa. Cassius Clay era agli inizi e fece un gran chiasso per guadagnarsi una sfida per il titolo. Clay fece davvero di tutto per stuzzicare il campione e lo seguiva per insultarlo e provocarlo in pubblico ad ogni occasione. Una volta si presentò in piena notte davanti a casa sua in un pullman, gridando al megafono che gliele avrebbe date di santa ragione. In una di queste occasioni Sonny Liston rispose agli insulti in pubblico a colpi di pistola. L'arma era caricata a salvo, ma servì ad allontanare Clay, che mostrò quel giorno quanto erano veloci le sue gambe. Esasperato, Liston finì per concedere a Cassius Clay una sfida per il titolo, che si tenne il 25 febbraio del 64 in diretta TV. Cassius Clay era largamente sfavorito e dato 7-1, con tutti che si attendevano il solito KO ai primi round da parte di Sonny Liston. Ma il campione in carica trovò sul ring un giovane avversario che si muoveva alla velocità della luce e che, diversamente da Patterson, si teneva ben alla larga dalle sue lunghe e pesanti braccia. I commentatori a bordo ring dicevano «Non è così che combatte un peso massimo», commentando il ballo frenetico di Cassius Clay, che però stava mandando regolarmente a vuoto il campione in carica. E ad ogni occasione Clay scaricava le sue veloci raffiche su Liston, che appariva incapace di evitarle. Alla fine della quarta ripresa avvenne un fatto insolito. Dell'unguento sui guanti di Liston finì nell'occhio destro di Cassius Clay, che si ritrovò così accecato. Per questo nella quinta ripresa Clay faticò a tener testa al suo avversario. Ma alla sesta, una volta che aveva riacquistato la vista, Cassius Clay si lanciò all'attacco di Liston, mettendo a segno numerosi colpi. Fu così che, durante l'intervallo tra la sesta e la settima ripresa, Sonny Liston si rifiutò di proseguire, concedendo così la vittoria a Cassius Clay, che conquistò quel giorno, per la prima volta, il titolo dei pesi massimi. Cassius Clay, che nel frattempo aveva cambiato il suo nome in Muhammad Ali, concesse la rivincita a Sonny Liston l'anno seguente, il 25 maggio del 65. Fu questo un match estremamente controverso, che finì alla metà della prima ripresa dopo un singolo colpo sferrato da Ali. Ali colpì Liston con un pugno tanto fulmineo che molti tra il pubblico nemmeno se ne accorsero, ed alcuni gridarono subito che l'incontro fosse truccato. Lo stesso Ali parve sorpreso e gridò a Liston di rialzarsi e continuare a combattere. Ma le immagini filmate confermano che il colpo c'era e come, alla tempia sinistra, ed evidentemente Sonny Liston lo accusò. Questa seconda sconfitta contro Muhammad Ali segnò profondamente Sonny Liston, che continuò sì a combattere, ma in una lenta parabola di discesa fino al 1970. Liston vinse tutti i restanti incontri in carriera, tranne uno contro Leotis Martin nel dicembre del 69, che lo lasciò al tappeto alla 9ª ripresa, coperto del suo sangue. Una volta ritiratosi dal pugilato, si trasferì a Las Vegas per riprendere a lavorare come esattore della mala. Il 5 gennaio del 71 il suo corpo venne ritrovato senza vita nella camera da letto della sua casa di Las Vegas. Il rapporto della polizia attribuisce la morte di Liston ad una overdose di eroina, ma questa versione è sempre stata messa in dubbio da molti, ed è possibile che Liston sia stato invece vittima di un omicidio per mano degli stessi uomini del racket con i quali era in affari. Quella di Sonny Liston è una figura tragica, che visse una vita tragica.
Ma la sua storia non fu senza trionfi. Nato nella miseria totale, raggiunse la vetta della box mondiale, dando carne al ruolo del cattivo come nessun altro, fino alla sua morte. Il suo corpo è seppellito presso il cimitero di Las Vegas e sulla sua tomba si legge Charles Sonny Liston, un uomo. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.